Amici di Udinese TV e appassionati di basket femminile, buonasera e benvenuti in diretta dal Palazzetto dello Sport di Siziano, Pavia, per assistere alla finalissima playoff del campionato di Serie B femminile tra Milano Basket Stars e Libertas Basket School Udine. Una partita che vale l'intera stagione, la resa dei conti, la meta tanto sognata. La Delser questa sera ha la possibilità di tornare in A2 dopo aver dominato letteralmente il proprio girone in regular season. Ma per completare questo percorso, iniziato la scorsa estate, è necessario vincere gara 2 di finale playoff. Ed eccoci qui per assistere a questo gran finale in diretta esclusiva sul canale 110 del Digitale Terrestre o in diretta streaming sul sito www.udinese.it. Le squadre si stanno preparando per scendere in campo, manca ormai 1 minuto e 30 all'inizio della partita. Il palazzetto dello sport è colmo di tifosi. I tifosi milanesi si fanno sentire, ma anche Udine ha portato il proprio seguito. Ora le squadre si stanno preparando, ma noi adesso conosciamo le formazioni. Milano scende in campo con il numero 5, Sartori, 7, Quaroni, 8, Di Feo, 9, De Pascale, 11, Zunzioni, 12, Rizzi, 13, Brioschi, 18, Montuori, 20, Cova, 23, Vitale, 34, Torti e 44, De Gianni. Udine invece arriva a Milano con la numero 4, Quaino, 6, Ciotola, 7, Beltrame, 8, Cortolezzis, 9, Bianco, 10, Mancabelli, 11, Sturma, 13, Vicenzotti, 15, Pontoni, 16, Da Pozzo, 21, Rainis e 23, Candusso. Tutto è pronto, ancora 30 secondi. Ricordiamo, gara 1 di finale playoff è terminata 47-45 in favore della Delser. Milano ora può giocarsi il fattore campo qui a Siziano. Vedremo come andrà a finire. Ricordiamo che si gioca la promozione in A2, quindi la squadra che vincerà la finale il prossimo anno salirà di categoria. Intanto la Delser è entrata in campo. Il quintetto, 13 Vicenzotti, 10 Mancabelli, 16 Da Pozzo, 4 Quaino e 7 Beltrame. Milano invece schiera Patrizia De Gianni, la grande ex di questa sfida. Poi con il numero 13 Brioschi, con il numero 23 Vitale, con il 18 Montuori. Adesso vediamo l'ultima ad entrare. Numero 11, Giunzioni. Sale il tifo qui al Palazzetto dello Sport. Il clima è caldo, tipico dei playoff di fine maggio. Le ragazze sono pronte per la palla 2. Sarà una partita intensa, probabilmente giocata punto a punto fino alla fine. Si decide tutto oggi e quindi Da Pozzo pronta a saltare contro Patrizia De Gianni. Il cronometro è pronto, gli arbitri pure. E allora buona partita a tutti. Il primo possesso dell'incontro è per Milano. Pallone gestito subito da Brioschi. Cerca il gioco a due con De Gianni che si apre in angolo. Poi lo scarico per la compagna e il tentativo dall'arco di Vitale. Primo errore per Milano in questa azione iniziale. Riparte allora la Delser che affida il pallone al playmaker Beltrame. Poi Mancabelli l'uno contro uno fino in fondo. Arresto, passo e tiro. E i primi due punti della gara sono per Elisa Mancabelli. Subito 2-0 quindi per Udine che si rende protagonista in questa finale playoff. Ora De Gianni fuori dall'arco contro Vicenzotti. De Gianni apre il palleggio, poi preferisce andare da Brioschi che si prende il palleggio, arresto e tiro. Pallone entra ed esce. Altro possesso recuperato quindi per la Delser Basket School che si riporta in fase offensiva. Ora Quaino sul lato sinistro, palla sotto per Vicenzotti che vede il taglio di Da Pozzo. Fino in fondo anche va Da Pozzo che cerca poi la compagna Beltrame fuori dall'arco. Ma poi è Mancabelli ad andare a segno. Altri due punti per la guardia numero 10. 4-0 Udine. È partita forte la formazione friulana. Ora però Milano l'attacco con Brioschi fino in fondo. Per l'arbitro però c'è il fallo di Eva Da Pozzo
e quindi Brioschi andrà in lunetta con due tiri liberi. 8 minuti e 37 sul cronometro della gara, ancora retina inviolata per Milano, quando invece Udine è già andata a segno con 4 punti. Brioschi sbaglia il primo dei due tiri liberi. Buono il secondo, anche Milano quindi si firma a referto con il capitano Brioschi. 4-1 il punteggio. Ora manca Belli, cerca l'uno contro uno, poi lo scarico da Pozzo, circolazione esterna. La palla arriva nelle mani di Quaino, che preferisce tornare su Mancabelli. Di nuovo Quaino, l'uno contro uno, lo scarico per Beltrame, che si prende il palleggio, arresto e tiro. E Beltrame, aiutato dalla tabella, va a segno. Altri due punti quindi per la formazione udinese. Questa volta è il playmaker numero 7 a centrare il bersaglio. 1-6 qui il punteggio a Siziano. La rimessa però è in favore di Milano, siamo sempre in fase offensiva, 16 i secondi sul cronometro dell'azione. Giunzioni, palla Montuori, ribaltamento su Brioschi che cerca il gioco sotto con Patrizia De Gianni. De Gianni aspetta il taglio della compagna, poi prova l'uno contro uno, sempre nei confronti di Vincenzotti. Errore però per Patrizia De Gianni, può ripartire la transizione udinese. Vincenzotti riceve in angolo, si accentra e poi delicatamente appoggia la palla al tabellone per il più 7 Udine. Parte forte la squadra di coach Medeot, già in vantaggio di ben 7 lunghezze. Ora Giunzioni, anche lei uno contro uno centrale, non c'è fallo per l'arbitro, il gioco continua. Udine già dall'altra parte del campo, Vincenzotti prova a superare De Gianni, la palla però si ferma sui piedi di quest'ultima. Milano però non ne approfitta, il pallone ritorna a Beltrame. Altra azione offensiva per la Delser, subito in attacco con Eva da Pozzo, anche per lei però c'è l'errore, fermata dall'ottima difesa di Montuori. Milano contrattacca con il tiro da tre punti di Giunzioni, anche lei però non riesce a trovare il bersaglio. Punteggio quindi che rimane invariato sull'1-8. 6 minuti e 40 sul cronometro della gara, 12 secondi invece per Udine, che deve accelerare il ritmo per andare a segnare. Vincenzotti pasticcia con il pallone e dà l'opportunità a Brioschi di riportarsi in attacco. Brioschi aspetta il rientro di tutte le compagne, poi sbaglia l'appoggio a De Gianni, favorendo il recupero di Vincenzotti. Anche Udine però non riesce a gestire il possesso, tanti errori in questa fase di gara. Si corre molto ma non si concretizza. Arriva ora il primo canestro dal campo per Milano ad opera della numero 23 Vitali. 3-8 quindi, più 5 Udine, quando mancano 5 minuti e 50 al termine del primo periodo. Ora l'attacco di Mancabelli sul fondo viene intercettato dalla difesa, poi lo scarico per la tripla di Saretta Quaino. Per lei solo primo ferro e la palla ritorna a Milano. Milano già in attacco con Patrizia De Gianni, che si prende l'arresto e tiro. Sfortunata in questa occasione la numero 44 in maglia bianca. Poi l'attacco continua. La penetrazione a destra di Giunzioni, anche lei però senza canestro. Alla fine la rimessa per l'alternanza del possesso sarà affidata a Udine. Udine che ora effettua anche un cambio, è uscita il capitano Vincenzotti al suo posto con il numero 9 Caterina Bianco. Sempre 3-8, il clima si fa sempre più caldo qui al palazzetto dello sport di Siziano. Si riprende con l'attacco della Delser. Beltrame prova l'arresto e tiro dopo il palleggio, si era liberata bene della difesa di Brioschi, che in questo caso si rende protagonista a rimbalzo recuperando un pallone molto importante. Milano fa fatica ad attaccare, la difesa di Udine è aggressiva e sta chiudendo molto bene gli spazi. Anche in questa occasione c'è il recupero di Quaino, che lancia il contropiede Beltrame, impaurita forse dall'arrivo di De Gianni,
Beltrame sbaglia il rigore e permette a Milano di ripartire. Sempre 3-8, punteggio che non si vuole sbloccare. 4 minuti e 44 sul cronometro di gara. Intanto anche Milano ha effettuato un cambio, è uscita Montuori, è entrata con il numero 7 Quaroni. Quaroni ha giocato un'ottima gara 1, ha fatto male alla difesa della Delser. Bisognerà fare attenzione al giovane playmaker in maglia bianca. Quaino di nuovo, un altro rimbalzo difensivo. Udine ha decisamente abbassato il ritmo dopo i primi minuti di gioco. Altro errore, questa volta il passaggio sbagliato è di Caterina Bianco. Coach Medeot allora prova a giocare la carta Rainis, entra il playmaker classe 97 che prende il posto di Arianna Beltrame. Altro attacco per Milano, Quaroni in cabina di regia contro Quaino che lascia spazio all'avversaria. Buona la difesa di Quaino, poi Quaroni scarica la palla a De Gianni che cerca di ribaltare il lato. Giunzioni poi l'uno contro uno a sinistra, la palla viene rigettata dal ferro, ma alla fine l'arbitro decide per il fallo di Da Pozzo. Se non sbaglio è il secondo fallo personale di Eva Da Pozzo. Ci sarà quindi la rimessa per Milano in fase offensiva, 14 secondi per arrivare a canestro. Quaroni palla per la compagna che si gira bene, un airball però che regala il possesso a Udine. Punteggio come dicevo prima che rimane sul 3-8, Udine avanti di ben 5 lunghezze maturate soprattutto nei primi due minuti. Ora ne mancano 3 e mezzo alla fine di questo primo quarto. Intanto Mancabelli attacca uno contro uno, viene chiusa da due avversari, ma si inventa un assist per Caterina Bianco che deve solo depositare la palla nel canestro. Anche Bianco quindi si firma a referto. 2 punti per la lunga numero 9 e quota 10 raggiunta dalla Delser Basket School contro i soli 3 punti segnati da Milano ad opera di Brioschi e di Vitale. Udine parte bene quindi in questa finale playoff. Milano cerca di rientrare subito in partita, ma i tanti errori in attacco e soprattutto i palloni concessi alla Delser hanno fatto sì che la squadra udinese mettesse ben 7 lunghezze di distacco tra le due formazioni. Ora Udine può rientrare in campo, ci sarà la rimessa quando sul cronometro della gara mancano 3 minuti e 24 prima della pausa tra il primo e il secondo tempo. Palla per Milano, Brioschi di nuovo in regia contro Rainis che mette subito pressione difensiva. Brioschi cerca il gioco a due con Patrizia De Gianni che si apre per il tiro dai 6,75. Il rimbalzo favorisce l'attacco di Milano, Vitale lasciata da sola in mezzo all'area va a segno nuovamente con il suo 4° punto personale. Riaccorcia a meno 5 Milano a 3 minuti dal termine. Palla per Mancabelli, ora la tripla dall'angolo non va, primo ferro per lei. Il rimbalzo sempre della numero 10, lo scarico per il tiro di Rainis, anche lei sfortunata. Nulla di fatto quindi per l'azione di Udine, riparte Milano con Quaroni che scarica su Brioschi. Anche Brioschi non trova il bersaglio, solo secondo ferro per la sua conclusione. Sempre 5-10 quindi il punteggio, ma ci sono altri cambi. Per Udine esce Da Pozzo, rientra il capitano Vincenzotti. Per Milano esce Vitale, entra con il numero 8 Di Feo. Palla per Rainis contro Brioschi. Anche Brioschi cerca di mettere pressione difensiva. La palla arriva poi nelle mani di Mancabelli. Ora Quaino, ribaltamento su Vincenzotti che ha la possibilità di giocarsi l'uno contro uno.
chiusa Vincenzotti, ricorre all'aiuto di Bianco. Bianco però commette errore regalando il rimbalzo alle avversarie. Di nuovo Milano in attacco con Giunzioni, palleggio, arresto e tiro per la guardia numero 11. Anche per lei c'è l'errore. E allora Udine riparte in velocità, Rainis lasciata da sola, si prende il centro e va fino in fondo. 2 punti per Carlotta Rainis. 5-12. Il punteggio quando siamo entrati negli ultimi 2 minuti del quarto. Milano ora prova ad attaccare con Giunzioni, altro tiro da fuori, altro errore però per la numero 11. Si lotta, poi a rimbalzo, l'ultima a toccare è stata proprio Giunzioni. Ci sarà quindi la rimessa in favore della Delser. Di nuovo Rainis a gestire il possesso. Rainis ha tutto lo spazio per aspettare il movimento delle compagne, si fa vedere Vincenzotti, palla di nuovo fuori per il playmaker classe 97, il suo tiro però trova solo il secondo ferro, si lotta nuovamente al rimbalzo, questa volta arriva il fallo della difesa. Il fallo è della numero 7, Quaroni, su Mancabelli. Primo fallo per Quaroni. Palla che viene affidata alle mani di Rainis per la rimessa in fase offensiva. 14 secondi quindi per l'attacco di Udine. Riceve Vincenzotti, fuori poi per Rainis che ha tutto lo spazio. Rainis preferisce andare da Quaino che si prende la tripla. Errore per Quaino più rimbalzo e canestro segnato. Saretta Quaino. Altri 2 punti per la Delser che raggiunge quota 14. Sono ben 9 le lunghezze di divario tra le due squadre. Ora un altro pallone recuperato da Udine che deve concretizzare. Vincenzotti fuori dall'arco dei 3 punti. Arriva la tripla del capitano. Deborah Vincenzotti firma il 5-17 per Udine. Ultime azioni di questo primo periodo. Palla in mano a Quaroni. Ora De Gianni. Milano sta perdendo terreno, ora Brioschi riceve la stoppata di Caterina Bianco, la palla però torna nelle mani della numero 13, ma alla fine dell'azione Di Feo commette violazione di campo, la numero 8 ha pestato la linea del rettangolo di gioco. Allora Udine può sfruttare quest'ultima azione, 7 secondi sul cronometro, Rainis deve andare al tiro. Riceve Vincenzotti, l'arresto, passo e tiro del capitano che trova solo il secondo ferro. Si chiude qui quindi il primo periodo. Udine avanti, 17-5. La formazione di coach Medeot ha accelerato decisamente in questo finale di primo quarto. Prima frazione che si chiude quindi con una Milano che arranca e fa difficoltà a tenere testa al ritmo della Delser Basket School. Approfitto dei 2 minuti di sospensione per andare a leggere il percorso che hanno fatto le due squadre fino a questa finale playoff. La Delser, ricordiamo, approdata direttamente in semifinale, ha battuto l'Esperia Frascati in gara 1 60-46. E in gara 2 a Frascati 55-58. Milano invece ha dovuto affrontare anche il primo turno contro il Basket Nulvi, vincendo gara 1 50-75, mentre gara 2 61-46. In semifinale Milano ha dovuto poi affrontare anche Torino, vincendo in gara 1 43-55, mentre in gara 2 77-64. La finale playoff poi ha visto una Delser vincente in gara 1 al Palasport di via Marangoni, al nostro Pala Benedetti. Come dicevo, Delser vincente 47-45. Quindi nel bilancio totale di questa finale playoff la Delser è comunque avanti di 2 punti, perché ricordiamo conta la differenza canestri. Quindi alla fine di questa gara, anche se Udine dovesse perdere di un solo punto,
sarebbe proprio la formazione friulana ad accedere al campionato di Serie A2. Ora però le squadre sono rientrate in campo, possiamo ricominciare il secondo periodo di gioco. Ricordiamo il punteggio per chi si fosse sintonizzato solo ora sul canale 110 del Digitale Terrestre e sul sito internet www.udinese.it. La Delster Basket School è avanti 17-5 sul Milano Basket Stars. A inizio ora il secondo periodo qui al Palazzetto dello Sport di Siziano, dove si sta giocando gara 2 di finale playoff del campionato di Serie B. Il primo possesso affidato a Milano si conclude con la rimessa dopo che Vincenzotti è uscita dal campo con il pallone. Milano riprende il gioco, palla Brioschi, Giunzioni esce dal blocco e piazza subito due punti. Si riaccorciano le distanze al meno 10, ma la palla ora è nelle mani della formazione friulana. Rainis l'uno contro uno a destra, fino in fondo, cerca l'aiuto della tabella, poi a rimbalzo si lotta. L'ultima a toccare è una giocatrice in maglia bianca. Quindi si rimane in attacco con Udine che ha 9 secondi sul cronometro dell'azione. Rainis contro De Gianni, cerca lo scarico per Mancabelli, anticipata da Giunzioni che può correre da sola in contropiede. Rigore sbagliato da Giunzioni che regala il rimbalzo a Saretta Quaino. Quaino poi subisce anche il fallo di Patrizia De Gianni. Un minuto già trascorso in questo inizio secondo quarto. Il punteggio 7 Milano, 17 Udine. Ora coach Vaccari cambia le carte in tavola, rientra con il numero 18 Montuori che ha preso il posto di Di Feo. Ma il possesso è affidato a Udine, in attacco di nuovo con Mancabelli che si rende pericolosa sulla linea di fondo. Il pallone viene intercettato però dalle braccia di De Gianni. Altra rimessa quindi, riceve Guaino, fuori per Bianco, sotto poi per il bellissimo movimento di Vincenzotti. È sfortunata in questa occasione il capitano Bianco Arancio. Brioschi ha l'opportunità di attaccare il canestro, palleggia resta tiro dopo il pick and roll giocato con De Gianni. Brioschi però non è precisa, altro errore per lei, si corre in attacco con Quaino, la palla viene intercettata poi dalla solita Brioschi, sempre aggressiva in difesa. Udine non molla, siamo di nuovo in fase offensiva. Raini sa gestire lo scarico per il tiro di Mancabelli, troppo lungo. Bianco cerca di recuperare il rimbalzo, ma la formazione di casa ha la meglio. De Pascale organizza l'azione offensiva, lo scarico per Giunzioni che ci riprova dal lato opposto. Questa volta non va a segno e Quaino può ripartire. Rainis chiama lo schema per le compagne, si fa vedere Vincenzotti per il doppio blocco con Caterina Bianco. Vincenzotti poi esce fuori dall'arco per un altro tentativo dai 6,75. Questa volta la palla decide di uscire. Il punteggio allora è fermo già da qualche minuto sul 7-17. Ora Milano prova ad attaccare, lo fa con Di Feo. Ribaltamento su Giunzioni, che è il terminale offensivo di questa formazione. Anche in questa occasione però Giunzioni non è precisa, la palla esce fuori dal campo. L'ultima a toccare per l'arbitro è stata una giocatrice in maglia bianca. Quindi la rimessa è assegnata alla Delster Basket School, che ricordiamo sta conducendo 17-7 in questa gara 2 di finale playoff. Ancora Rainis a chiamare il movimento delle compagne. Si fa vedere Quaino sul lato sinistro del campo, si lotta sotto canestro, Bianco però viene intercettata e il passaggio di Quaino è sbagliato. Milano è già dall'altra parte del campo, ma è rientrata bene anche Udine in difesa. Mancabelli fa sentire la sua presenza, nonostante i centimetri di differenza
la sfida Mancabelli De Gianni viene vinta dalla numero 10 in maglia orange. Time out richiesto dalla panchina di Milano. Mancano 6 minuti e 52 al termine del secondo periodo. Udine sta dominando questa gara 2. Le ragazze sono scese in campo con la grinta giusta. E ringraziamo ovviamente tutti i tifosi al seguito di queste ragazze che insieme alla squadra sono partiti da Udine oggi a mezzogiorno per approdare qui a Milano e tifare fino alla fine i colori della società. Tifosi rumorosi che non stanno... Le squadre ora rientrano in campo. Si riprenderà con la rimessa per la Dexter Basket School dopo il fallo subito da Elisa Mancabelli. 6 minuti e 52 prima della pausa lunga. Udine deve cercare di mantenere questo ritmo chiudendo bene gli spazi come sta facendo ora e concedendo poco alle avversarie. Ora Mancabelli, palla Acquaino sotto per Bianco, l'uno contro uno, spalla canestro. Per l'arbitro il movimento di Bianco è sbagliato. Violazione di passi per la numero 9 in maglia arancione e palla regalata a Milano. Ora l'attacco con Giunzioni che si prende un altro tiro. È l'ennesimo errore per la giocatrice numero 11 che questa sera decisamente non è in partita. Ora però Udine è di nuovo in attacco. Vicenzotti ha lo spazio, si prende la tripla, tiro forse troppo affrettato, la palla finisce sul primo ferro. Il rimbalzo è per Milano che attacca ora e lo fa bene con la numero 18 Montuori che segna finalmente due punti per la sua squadra. Milano raggiunge quota 9 contro i 17 punti di Udine che prova ad attaccare di nuovo con il suo capitano Vicenzotti. Altro errore però anche per la numero 13. Milano allora ne approfitta andando a segno dalla lunga distanza con la numero 9 De Pascale. Udine è in difficoltà, non sta segnando da parecchi minuti e Milano ha riaccorciato le distanze fino al meno 5. 12 a 17 qui al Palazzetto dello Sport. Mancabelli interrompe il break avversario con questo arresto e tiro dalla linea del tiro libero. Altri due punti per la guardia numero 10 che arriva a quota 6 punti personali. 12 a 19 il punteggio. Ora la palla recuperata dalla difesa udinese. Milano prova ad aggredire a tutto campo, ma Rainis è brava ad uscire dalla morsa difensiva e a portarsi in attacco per poi segnare questo dai e vai. Gioco elementare per le ragazze di Coach Medeot che però sta dando i suoi frutti. Assist di Mancabelli e due punti di Carlotta Rainis. 12 a 21, Milano ora spreca questo possesso. Intanto Coach Medeot richiama in panchina Caterina Bianco e Saretta Acquaino. Al loro posto fanno il loro ingresso in campo con il numero 16 Eva Da Pozzo e con il numero 8 Arianna Cortolezzis. Coach Medeot gioca con due playmaker, abbassa il quintetto per creare velocità in campo, cosa che può far male alla formazione di casa. Ora Mancabelli contro la difesa, si apre la via per arrivare a canestro e Mancabelli ne approfitta insaccando altri due punti. 12 a 23. Udine è ritornata a segnare e sta macinando punto dopo punto. Mancabelli ora cerca il recupero difensivo. Patrizia De Gianni facilita il lavoro di Mancabelli con la violazione di ritorno.
Le proteste poi della numero 44 De Gianni provocano il fallo tecnico a sfavore della squadra di casa. C'è il minuto di sospensione richiesto proprio da coach Vaccari. 12-23 il punteggio, sempre in favore della Dester Basket School. Ci sono ancora 3 minuti e 51 da giocare prima della pausa lunga. Udine al rientro in campo avrà un tiro libero a disposizione più il possesso, perché ricordiamo che Patrizia De Gianni ha commesso un fallo tecnico prima del time out andando a protestare dopo la decisione arbitrale. Chiaramente De Gianni aveva commesso violazione di ritorno, la decisione dell'arbitro quindi era corretta in questo senso. Udine, come dicevo, ha alzato decisamente il ritmo dopo alcuni minuti di astinenza. È tornata a segnare con Mancabelli, che si è resa protagonista per due azioni di seguito. Ora il vantaggio è di 12-23. Mancabelli è in lunetta per il tiro libero del fallo tecnico. Poi ci sarà anche il possesso per la Dester Basket School. Mancabelli precisa anche dalla linea della carità, punto numero 9 per la guardia friulana. Ora Cortolezis per rimettere in campo il pallone, si fa vedere Vicenzotti, di nuovo Cortolezis, ribaltamento su Mancabelli che ha tutto lo spazio per decidere, il quasi assist per Eva da Pozzo che aveva tagliato in modo magistrale sotto canestro. La palla è arrivata a destinazione, ma c'è stato un fallo in attacco secondo l'arbitro, fallo proprio di Eva da Pozzo, terzo per la numero 16 udinese, che come ovvio che sia viene richiamata in campo da coach Mediot. Pesano questi tre falli di Eva da Pozzo a 3 minuti e 42 dal termine del secondo periodo. Ora viene rimessa in campo Caterina Bianco, che comunque può portare i suoi centimetri nel pitturato e far male a rimbalzo. L'attacco ora di Milano con il recupero difensivo di una scatenata Elisa Mancabelli, che chiude facilmente in layup. Doppia cifra raggiunta da Mancabelli, 11 i punti segnati dalla guardia numero 10. Ora Milano con Quaroni, palla sotto a De Gianni marcata da Vicenzotti. Montuori poi prova l'uno contro uno, pasticcia con il pallone, lo scarico per la compagna Giunzioni, anche lei l'uno contro uno centrale. Viene fermata secondo l'arbitro fallosamente da Carlotta Rainis. Ci saranno quindi due tiri liberi per Giunzioni. Siamo già entrati negli ultimi 3 minuti di gioco di questo secondo periodo. Giunzioni in lunetta, buono il primo. Buono anche il secondo. Vengono riaccorciate le distanze, 13-26. Palla ora affidata a Carlotta Rainis. Cortolezzi sul lato destro ritrova il playmaker Rainis. Palla fuori per Vicenzotti che prova l'uno contro uno, anzi no, riscarica la palla a Rainis. I secondi passano, Vicenzotti deve andare al tiro e ha un secondo dalla sirena. Firma questi due punti che valgono il 14-28 Udine. Settimo punto anche per Deborah Vicenzotti. Udine prova ad andare via, ma ora arriva il fallo di Caterina Bianco, che secondo l'arbitro è stata troppo aggressiva sul tiro di Montuori. Altri due tiri liberi quindi a disposizione di Milano, questa volta in lunetta con il numero 18, Caterina Montuori. Montuori sbaglia il primo dei due tiri liberi. Ancora un'opportunità per lei. Buono il secondo, 1-2 per Caterina Montuori. 15-28, 2 minuti e 15
alla pausa lunga. Ancora palla a Mancabelli. Passaggio per Cortolesis che prova a battere uno contro uno Giunzioni. Cortolesis poi ritorna su Rainis che subisce il fallo, probabilmente di Patrizia De Gianni. Ed è così, fallo di Patrizia De Gianni. Il terzo per l'ex di Udine, che ora viene richiamata in panchina, al suo posto in campo con il numero 20, Roberta Cova. Udine è pronta per rimettere il pallone in campo, 14 secondi sul cronometro dell'azione. Palla a Vicenzotti, Bianco, Rainis fuori dai 6,75, sempre contro Giunzioni. Bianco ha lo spazio per l'arresto e tiro, preferisce andare da Vicenzotti. Non si intendono le due, la palla è persa, Quaroni può correre in contropiede. Transizione per Milano guidata da Giunzioni che serve il tiro di Cova. Anche Cova però non è precisa. Opportunità sprecata quindi per Milano che deve subito rientrare in difesa perché Udine è già dall'altra parte, pronta a far male. Cortolesis ora sul lato destro aspetta il taglio di Vicenzotti, servita in questo momento. Vicenzotti va al tiro, la palla decide di uscire ma ci saranno due tiri liberi per il capitano udinese. 15-28, 1 minuto e 21 prima della pausa lunga. Buono il primo. Buono anche il secondo, 2 su 2 per Vicenzotti, quota 9 per il capitano friulano, 30 invece per la squadra udinese. 1 minuto e 14 ancora da giocare in questo secondo periodo, Milano la palla in mano per cercare almeno di riaccorciare le distanze prima della pausa lunga. Ci pensa Roberta Cova ora ad andare a segno con i primi suoi due punti dell'incontro. Ora Udine di nuovo con Rainis contro Quaroni, si fa vedere Mancabelli, l'attacco di Elisa Mancabelli che serve Bianco per poi tornare sul tiro di Carlotta Rainis, si lotta a rimbalzo, Udine ne esce vincitrice. Altro possesso per le friulane, Vicenzotti chiama il blocco di Bianco, poi preferisce l'uno contro uno sul fondo, ancora una volta non si comprende con Caterina Bianco. La palla è persa, poi c'è un fallo a metà campo. La palla sarà affidata a Milano per questi ultimi 30 secondi. Udine poi avrà l'opportunità di concludere con l'ultima azione, sempre 17-30. De Pascale. Palla a Montuori che prova il tiro dalla media, errore anche per lei, Cortolesis recupera il rimbalzo. Ultima azione, palla affidata a Carlotta Rainis. Cortolesis aspetta le compagne, Vicenzotti finta il tiro, il passaggio a Rainis che può chiuderla qui. E così è, Carlotta Rainis segna allo scadere dei fine secondo quarto. E firma il 17-32. Udine prova a volare verso la promozione in A2. In mezzo però ci sono ancora due quarti interi da giocare. Il basket ci insegna che tutto è possibile, quindi noi ci vediamo qui fra 10 minuti per assistere al secondo tempo di Milano Basket Stars. Dancer Udine, linea alla regia. Sul tiro di Carlotta Rainis si lotta a rimbalzo, Udine ne esce vincitrice. Altro possesso per le friulane, Vicenzotti chiama il blocco di Bianco, poi preferisce l'uno contro uno sul fondo, ancora una volta non si comprende con Caterina Bianco. La palla è persa, poi c'è un fallo a metà campo. La palla sarà affidata a Milano per questi ultimi 30 secondi. Udine poi avrà l'opportunità di concludere con l'ultima azione,
sempre 17-30. De Pascale, palla a Montuori che prova il tiro dalla media, errore anche per lei. Cortolezis recupera il rimbalzo, ultima azione, palla affidata a Carlotta Rainis. Cortolezis aspetta le compagne, Vicenzotti finta il tiro, il passaggio a Rainis che può chiuderla qui, e così è, Carlotta Rainis segna allo scadere dei fine secondo quarto e firma il 17-32. Udine prova a volare verso la promozione in A2. In mezzo però ci sono ancora due quarti interi da giocare. Il basket ci insegna che tutto è possibile, quindi noi ci vediamo qui fra 10 minuti per assistere al secondo tempo di Milano Basket Stars. Dancer Udine, linea alla regia. Eccoci tornati in diretta dal Palazzetto dello Sport di Siziano. Abbiamo visto il primo tempo della finalissima playoff del campionato di Serie B femminile tra Milano Basket Stars e Delser Udine. Il punteggio al termine del secondo periodo vede avanti la Libertas 32-17. Milano è decisamente in difficoltà, Udine ha un ritmo elevatissimo, vuole vincere, vuole arrivare alla promozione in A2. Se la partita continuerà in questo modo, Udine potrà aggiudicarsi non solo la finale playoff e la vittoria quindi di questa stagione, ma anche appunto la promozione alla categoria superiore. Riprende quindi il gioco, il primo possesso per l'alternanza è affidato a Udine con Elisa Mancabelli. Palla ribaltata per il tiro di Arianna Cortolezis che non trova il bersaglio. Prioschi si fa largo tra le maglie avversarie, riceve Montuori in mezzo all'area, lo scarico per Giunzioni che si sente calda. Parte forte Milano, Claudia Giunzioni firma il suo settimo punto con questo canestro dai 6,75. Partenza pronti via per Milano che ha subito dato segnali di vita. Bisogna stare attenti appunto alla formazione di casa che anche in gara 1 ha saputo venire fuori nei momenti decisivi. Ora Rainis replica immediatamente con l'uno contro uno fino in fondo. Carlotta Rainis ancora a segno, canestro e fallo guadagnato, gioco potenziale da 3 punti per il playmaker classe 97. Ci sarà quindi il tiro libero supplementare. Il pubblico non demorde, il clima è sempre più caldo qui al Palazzetto dello Sport. Intanto Rainis è andata a segno anche nel tiro libero aggiuntivo. Palla ora a Brioschi che supera la linea di metà campo. Brioschi contro Rainis. Palla a Kova che si trova due avversarie. Per l'arbitro c'è il fallo di Caterina Bianco. Troppo aggressiva la numero 9 maglia arancione. Per lei è il secondo fallo personale. Palla allora affidata a Milano che ha la rimessa dal lato sinistro del campo. 14 secondi sul cronometro dell'azione. Palla vitale, ora Brioschi contro Mancabelli. Brioschi cerca lo spazio per uno contro uno, poi il palleggio, arresto e tiro. La palla gioca prima col ferro, poi col tabellone. Alla fine si spegne fuori dal campo. Per Udine c'è un'altra rimessa, sempre 20-35, 8-45 al termine del terzo periodo di gioco. Rainis si fa spazio, chiama il movimento delle compagne. Cortolezis di nuovo libera dall'altra parte del campo, servita ora Bianco. Mancabelli cerca lo spazio, l'uno contro uno di Mancabelli, di nuovo fuori per Cortolezis, scorrono i secondi. La formazione udinese non sente la sirena, c'è troppa confusione qui al palazzetto. Scadono i 24 secondi e c'è la palla recuperata da Milano. 8-23 ancora da giocare, 20-35 il punteggio. Ora vitale contro Mancabelli. Difesa aggressiva per Udine che vuole recuperare subito un pallone.
Cova in mezzo all'area, gioca spalla a canestro contro Bianco, arriva l'aiuto di Mancabelli che ruba il pallone, transizione per Udine, Cortolezzi sferma troppo presso il palleggio, in qualche modo arriva Vicenzotti in aiuto, ancora palla per il capitano, la tripla troppo corta, riceve quasi un assist Rainis sotto canestro, ma il playmaker numero 21 aveva i piedi fuori dal campo, quindi rimessa a Milano che è già stata effettuata. Brioschi ancora in cabina di regia, Giunzioni prende la via a sinistra fino in fondo, nessuno la ferma, il pallone si arrampica sul tabellone, poi a rimbalzo la lotta favorisce Milano per l'alternanza del possesso, infatti la freccia indica attacco Milano, ancora Giunzioni quindi con la palla in mano, riceve Vitale, ribaltamento su Brioschi che si ritrova davanti Carlotta Rainis, poi Giunzioni si prende l'uno contro uno nei confronti di Arianna Cortolezzis, l'arresto e tiro viene fermato fallosamente dalla numero 8 in maglia orange. Per Giunzioni quindi ci saranno due tiri liberi e la possibilità di riaccorciare fino al meno 13. Buono il primo per Giunzioni. Buono anche il secondo per Claudia Giunzioni, che con questi due tiri liberi arriva a quota 9 punti. In gara 1 si era resa protagonista con 10 pezzi, come dice il mio collega Max Fontanini, che saluto e a cui faccio i complimenti per la telecronaca di ieri sera di Urania Milano GSA Udine, che ha visto uscire vincitori i ragazzi di coach Lino Lardo. Ma ritornando alla cronaca di questa finalissima di Serie B, palla a Brioschi per l'attacco milanese. L'attacco di Giunzioni ancora a destra contro due avversarie, si fa spazio Giunzioni, non ha paura dei contatti la ragazza, fino in fondo per l'undicesimo punto personale. Milano così facendo ha raggiunto quota 24. Udine non segna da qualche azione, ora ci prova il capitano Vicenzotti che si mangia la linea di fondo e appoggia facile al tabellone. Doppia cifra anche per Deborah Vicenzotti. Udine mantiene le distanze, ora la difesa forte proprio del capitano che costringe Montuori a pestare la linea di fondo campo. Rimessa Udine. Coach Medioth ora richiama in panchina Arianna Cortolezzis, ottimo impatto della playmaker udinese, al suo posto rientra con il numero 4 Saretta Quaino. Pallone già rimesso in campo, Rainis però sottovaluta la pressione difensiva di Brioschi, perde il pallone e poi commette fallo sull'avversaria. Per Milano c'è la palla recuperata, un'altra rimessa in fase offensiva. Milano non vuole mollare, Udine comunque è avanti, 24-37, quando mancano 6 minuti e 4 secondi al termine del terzo periodo. Esce anche Rainis, qualche minuto di riposo per lei, al suo posto rientra con il numero 7 Arianna Beltrame. Qualche problema con il tavolo, il gioco è stato fermato, i problemi sono con il cronometro dei 24 secondi che era stato resettato, ora impostato sui 14. Nel frattempo vi aggiorno sui risultati della Serie C Silver del Friuli Venezia Giulia. Si è giocata gara 2 tra UBC e San Daniele, il punteggio per l'UBC 61, per San Daniele 76, quindi si va a gara 3 di semifinale mercoledì 25 maggio alle ore 20:30 sul campo del Michelaccio. Intanto
Abbiamo ripreso il gioco qui al palazzetto di Siziano. 12 secondi sul cronometro per l'azione di Milano. Si fa vedere Montuori contro Bianco, non riceve, rientrata nel frattempo Patrizia De Gianni. Brioschi ci prova dalla lunga distanza, la sua conclusione è troppo corta, non trova neanche la retina. Udine allora può ripartire. È importante ora firmare un parziale e spaccare la partita in maniera definitiva. Ora Beltrame contro Brioschi, arriva Quaino, ribaltamento su Vicenzotti che si ritrova davanti Vitale. Mancabelli poi rischia di perdere la palla, in suo aiuto arriva l'anticipo di Montuori, la palla esce fuori dal campo. Ancora attacco quindi per Udine, che però ha soli 3 secondi per andare al tiro, ci pensa Vicenzotti, tiro immediato per lei. La palla però si arrampica di nuovo sul tabellone, nulla di fatto, rimaniamo sul 24-37, palla di nuovo per Milano. Brioschi sorpassa la linea di metà campo, si ritrova Beltrame ora in difesa. Giunzioni è lasciata da sola, non ci pensa due volte, la numero 11 a sparare dalla media. Errore per Giunzioni e palla recuperata da Udine che si riporta in attacco. Quaino cerca il gioco a due con Bianco che si fa vedere fuori dall'area. C'è la palla rubata però di Brioschi che si lancia in contropiede. Per l'arbitro c'è il fallo di Beltrame su Brioschi. Non c'è fallo antisportivo. Solo due tiri liberi per Silvia Brioschi. Classe 79 che ora andrà in lunetta con due tiri liberi. Buono il primo per Brioschi. Buono anche il secondo. Palla Quaino, si alza la difesa a tutto campo di Milano Basket Stars. Nessun problema però per Quaino, che ora passa la palla a Beltrame. Si fa vedere Caterina Bianco, gioco a due proprio con Beltrame che rischia di perdere il pallone. Passano i secondi, Beltrame decide di andare al tiro allo scadere. La palla carambola sul ferro, poi decide di uscire. La rimessa quindi sarà affidata di nuovo a Milano. 26-37, ci avviciniamo alla fine di questo terzo periodo. Ancora 4 minuti di gioco. Ora Giunzioni, palla sotto per Patrizia De Gianni che trova lo scarico per i due punti di Montuori. Prende coraggio la squadra milanese che ora si ritrova a 9 lunghezze di distanza. Vicenzotti prova l'uno contro uno, lo scarico di nuovo per Beltrame che questa volta spara la tripla e va a segno. Arianna Beltrame, quinto punto per lei e quota 40 raggiunta dalla Delser. De Gianni contro Vicenzotti. De Gianni subisce il fallo della difesa, non c'è canestro, ci saranno solo due tiri liberi. Il fallo è di Caterina Bianco, ma prima dei due tiri liberi di De Gianni viene richiesto un minuto di sospensione. Il punteggio, ricordo, a 3 minuti e 30 dal termine del terzo periodo è di 28 Milano, 40 Libertas Basket School. Approfitto di questo time out per andare a leggere i tabellini. Per Milano De Pascale 3, Giunzioni 11, Brioschi 3, Montuori 5, Cova 2 e Vitale 4, per Udine Quaino 2, Beltrame 5, Bianco 2, Mancabelli 11, Vicenzotti 11 e Rainis 7. Milano ha riaccorciato le distanze in questo terzo periodo. Udine comunque ancora le redini della partita in mano.
ci stiamo avvicinando sempre di più al termine di questa stagione. Mancano ancora 13 minuti prima di decretare quale sarà la squadra che il prossimo anno giocherà nel campionato di Serie A2. Nel frattempo però aspettiamo i due tiri liberi di Patrizia De Gianni. Buono il primo. Buono anche il secondo. Chirurgica Patrizia De Gianni in questa occasione. 2-2 per lei. Prime due punti per la numero 44, ex Udine. Il punteggio si è fermato sul 30-40, ma ora Vincenzotti prova il tiro dalla media. La palla esce fuori dal campo dopo il rimbalzo. La palla per l'arbitro è di Milano. L'ultima a toccare è stata una giocatrice in maglia arancione. Ritorniamo quindi in fase offensiva con la squadra lombarda guidata da Silvia Brioschi. Viene segnalato un altro fallo, questa volta è Vincenzotti che manda in lunetta nuovamente De Gianni. È il secondo fallo per il capitano udinese. Milano intanto riaccorcia piano piano le distanze. Udine ha già raggiunto il bonus quando mancano 3 minuti al termine del terzo periodo. De Gianni intanto fa 2-2, meno 8 Milano, ma Udine ha la palla in mano. Manca Belli contro Giunzioni, aspetta che tutte le compagne rientrino. Vincenzotti ora contro Montuori, l'uno contro uno, lo scarico per Beltrame che si prende la tripla, decisamente fuori misura. Arianna Beltrame sbaglia la sua conclusione e offre a Milano l'occasione di riportarsi a poche lunghezze di svantaggio. 32-40, ancora 2 minuti e 45. Udine sta vivendo un momento di difficoltà, ma non è questo il momento di mollare. Silvia Brioschi prova la penetrazione a destra, poi lo scarico alla compagna. L'attacco di Vitale trova solo il muro difensivo di Caterina Bianco. Udine allora può ripartire, lo fa con il capitano Vincenzotti, sotto per Quaino. Mancabelli vede il taglio in mezzo all'area di Bianco. Bianco si gira bene, poi la conclusione sbatte contro il tabellone. La palla poi si è spenta fuori dal campo, l'ultima a toccare è stata una giocatrice milanese. Rimaniamo in attacco con Udine e Caterina Bianco che però subisce la pressione difensiva di Brioschi e De Gianni. Milano corre, Giunzioni ora prende la squadra sulle spalle, questa volta però la giocatrice numero 11 sbaglia la conclusione. Il ritmo è troppo alto, Udine è frenetica e non riesce a concludere nella maniera adeguata. Ne sta risentendo la squadra di coach Mediot, che ora però avrà una rimessa a favore. Intanto Udine effettua un cambio, esce Bianco, rientra Eva Da Pozzo. Ricordiamo che Da Pozzo ha sulle spalle 3 falli che pesano sul bilancio totale del match. Altro cambio, questa volta per Milano, esce Montuori, rientra Di Feo. Ancora Udine con il possesso della palla, si fa vedere Quaino, riceve possesso sprecato per Udine, passaggio sbagliato di Beltrame, non si intende la giocatrice numero 7 con Mancabelli. Milano quindi guadagna un'altra possibilità. Siamo entrati negli ultimi 2 minuti di gioco di questo terzo periodo. Giunzioni cerca il passaggio De Gianni che sta lottando sotto canestro, intanto Mancabelli si fa perdonare l'errore di prima recuperando questo pallone. E sulla ripartenza udinese arriva anche il fallo di Di Feo su Da Pozzo. Rimessa affidata a Udine, sempre 32-40, non cambia il punteggio. 1:41 da giocare. Ancora Beltrame, sempre contro Brioschi.
Beltrame a sinistra, ha tutto lo spazio per andare uno contro uno, si arresta poi in angolo, il passaggio al taglio di Eva da Pozzo, ancora circolazione per Udine che arriva a Quaino per il tiro da tre punti della numero 4, errore per Quaino ma il rimbalzo è di da Pozzo che sta lottando sotto canestro, forse c'era un fallo tra da Pozzo e De Gianni, non viene segnalato nulla dall'arbitro, si continua a giocare. Udine sbaglia ancora il tiro ma poi recupera il rimbalzo e va a segnare con Elisa Mancabelli, assist del capitano Vincenzotti. Mancabelli va a segno, subisce il fallo e avrà un tiro libero aggiuntivo. Gioco potenziale da tre punti quando manca ormai un minuto al termine del terzo periodo. Milano rimette in campo la numero 9 De Pascale, Brioschi richiamata in panchina per qualche minuto. Intanto Mancabelli è pronta per sfruttare questa opportunità. E come sempre Elisa Mancabelli non delude. Tiro libero segnato dalla numero 10 in maglia orange e 32-43 il punteggio. Udine ritorna alla doppia cifra di vantaggio. Ormai mancano 53 secondi al termine di questo periodo. Milano prova ad attaccare sempre con Giunzioni, uno contro uno di Giunzioni fino alla fine. Quaino spende un fallo, non c'è canestro per Giunzioni, solo due tiri liberi. Ancora Giunzioni in lunetta. Ha dimostrato di essere molto precisa dalla linea della carità. Questa volta però sbaglia il primo dei due tiri liberi, ma segna il secondo. Giunzioni raggiunge quota 12 punti personali, mentre Milano arriva a 33 punti totali. Udine ora per chiudere il quarto con l'inerzia del match in mano. Mancabelli contro De Gianni, non c'è fallo in attacco, si continua. Forse violazione di passi di Eva da Pozzo, l'arbitro non segnala e allora Mancabelli si prende il tiro dalla lunga distanza. Errore per Mancabelli, ma c'è da Pozzo a sistemare le cose. Rimbalzo e due punti per Eva da Pozzo. Ora Milano a gestire gli ultimi secondi. De Pascale contro Beltrame, trova Vitale dall'altra parte. Vitale prova l'uno contro uno ma si inceppa con il pallone. Alla fine Milano non ha più tempo per concludere e finisce anche il terzo quarto qui al Palazzetto dello Sport. Udine è avanti 45-33 sul Milano Basket Stars. Dopo i due minuti di pausa tra un quarto e l'altro verranno giocati gli ultimi 10 minuti. Si deciderà chi tra le due squadre il prossimo anno potrà disputare il campionato di serie A2 femminile. Intanto approfitto nuovamente della pausa per segnalarvi, sempre riguardo al campionato C Silver del Friuli Venezia Giulia, che Sandorligo Trieste ha pareggiato la serie in semifinale playoff con la Blue Energy Codroipo vincendo 68-66. Anche in questa occasione si andrà a gara 3 e gara 3 si svolgerà a Trieste giovedì 26 maggio. Per quanto riguarda invece il campionato di Serie B nazionale, come accennato prima, ieri sera si è giocata gara 3 tra Urania Milano e APU GSA Udine. I ragazzi di coach Lardo sono usciti vincitori per 71-56, aggiudicandosi la serie di semifinale per 3-0. Domenica 29 al Palasport Benedetti di Via Marangoni prenderà il via la finale playoff tra GSA Udine e la vincitrice tra Orsi Nuovi Basket e Comarc Bergamo. Facciamo ovviamente i nostri complimenti a coach Lardo e alla società del presidente Pedone, ma noi ora torniamo qui in cronaca diretta per assistere agli ultimi 10 minuti
della sfida tra Milano Basket Stars e Delser Udine. Udine avanti 45-33. Ora si deve giocare il tutto per raggiungere l'obiettivo che le ragazze si sono prefissate all'inizio della stagione, ovvero quello di accedere al campionato di serie A2. Il primo possesso dell'ultimo quarto è affidato a Udine, che attacca con Saretta Guaino. Palla ora a Da Pozzo, Beltrame, il pick and roll con Da Pozzo che riceve ora sotto canestro, penetrazione sul fondo, lo scarico, circola bene il pallone, Beltrame doveva solo concludere, c'è l'errore per Arianna Beltrame, ma è stata creata un'ottima azione dalla ragazza di coach Mediot. La palla sta girando bene, il canestro non è arrivato. Ora Milano prova a replicare con Vitale che si scontra con la difesa di Elisa Mancavelli. Per l'arbitro c'è il fallo della numero 10. Vitale avrà la possibilità di andare in lunetta, per Mancavelli è il primo fallo personale. Buono il primo per Giulia Vitale. Sbaglia il secondo Vitale, Da Pozzo salta più di tutte e recupera anche questo rimbalzo. Ora l'attacco per Udine, quando ormai è trascorso già un minuto dall'inizio di quest'ultimo quarto. Mancabelli, passaggio consegnato con Vincenzotti. Si fa vedere di nuovo il capitano che ha tutto lo spazio per prendersi la tripla. Altro errore per Vincenzotti, poi Quaino prova a salvare la palla. Per l'arbitro la giocatrice in maglia orange è uscita fuori dal campo e quindi ci sarà rimessa per Milano. Intanto coach Vaccari mette di nuovo sul rettangolo di gioco la giovane numero 7 Elena Quaroni. È lei a guidare la fase offensiva di Milano. Ora De Pascale contro Quaino. C'è spazio per l'uno contro uno, arriva il pick and roll di De Gianni non sfruttato. De Pascale preferisce fare tutto da sola. L'errore per lei, poi Giunzioni ci riprova dalla media. Extra possesso per la formazione di casa, di nuovo con De Pascale che questa volta serve sotto canestro. Patrizia De Gianni, anche lei imprecisa, la palla si ferma sul primo ferro. Udine può ripartire, ma lo deve fare contro la pressione tutto campo di Milano. Beltrame ha spazio per riorganizzare le idee, Quaino taglia bene in mezzo all'area, non viene fermata da Patrizia De Gianni e arrivano i due punti di Saretta Quaino. Azione gestita in maniera magistrale dalle ragazze di coach Mediot, 34-47 il punteggio. Ora De Gianni si trova a lottare contro la difesa di Elisa Mancabelli. Secondo fallo per la numero 10 udinese e due tiri liberi per Patrizia De Gianni. De Gianni in gara 1 è andata a segno con 7 punti. Nella seconda fase ha avuto una media di circa 9,7 punti a partita. Ora De Gianni sbaglia il primo dei due tiri liberi. Buono il secondo. Quinto punto anche per Patrizia De Gianni. Ma prima di ripartire c'è il cambio per la Delser Basket School. Rientra con il numero 21 Carlotta Reinis. Esce per qualche minuto di riposo Elisa Mancabelli. 35-47, si alza nuovamente la difesa di Milano. Udine però riesce facilmente a superare la linea di metà campo. Riceve ora Da Pozzo che serve il taglio di Reinis che fa saltare la difesa e poi deposita facilmente i due punti che valgono il 35-49. Un'altra ottima prova per la giovane Carlotta Reinis che soprattutto in questa seconda fase del campionato ha dimostrato di poter stare sul rettangolo di gioco e cambiare l'inerzia della gara. Un altro pallone recuperato da Udine che ora subisce il fallo con Vincenzotti.
Altra penalità attribuita a Patrizia De Gianni. Per lei è il quarto fallo personale. Ora Beltrame deve affrontare la difesa aggressiva di De Pasquale. La palla però arriva nelle mani di Quaino, poi Raini su uno contro uno. La difesa questa volta ha la meglio, De Gianni può partire in campo aperto, due contro due, De Gianni prova da sola. La palla si ferma sul tabellone. Poi Udine riparte e Saretta Quaino subisce il fallo. Fallo per Milano e Udine ha la possibilità di ripartire. Quando mancano 6 minuti e 43 al termine dell'incontro, sempre il vantaggio per Udine, 35 a 49. Si sta realizzando il sogno friulano. Manca ancora però molto tempo prima della fine della partita. Tutto può succedere. Intanto Udine incrementa ancora il divario con questa bellissima azione tra Quaino e Vicenzotti. Vicenzotti deposita il suo 13° punto. Ora Milano fa difficoltà ad arginare il divario. Giunzioni contro Quaino. Si fa vedere De Gianni, annullata però dall'ottima difesa di Vicenzotti. Giunzioni però fa tutto da sola e alla fine arriva a segnare il 37° punto per la compagine di casa. Dall'altra parte del campo la palla esce fuori. L'ultima a toccare è stata la giocatrice in maglia orange, Rainis. Quindi al rientro dal minuto di sospensione la rimessa sarà in favore di Milano. 37 a 51. Le squadre si prendono il time out per riorganizzare le idee. Ancora 5 minuti e 58 sul cronometro della gara. E noi allora andiamo a leggere i tabellini finora. Milano, De Pasquale 3, Giunzioni 14, Brioschi 3, Montuori 5, Cova 2, Vitale 5, De Gianni 5, per Udine Quaino 4, Beltrame 5, Bianco 2, Mancabelli 14, Vicenzotti 13, Da Pozzo 2 e Rainis 9. Il tifo di tutti i supporter udinesi non si quieta mai, si fanno sentire i tifosi friulani. Serve sostegno per questi ultimi 5 minuti e 56. Intanto il gioco è ripreso. Milano la palla in mano, Vitale contro Da Pozzo, serve Brioschi che forse commette violazione di passi. Il gioco continua con De Gianni che serve un ottimo assist alla compagna Vitale. Vitale deve solo appoggiare la palla al tabellone e così fa. Quota 39 raggiunta da Milano contro i 51 punti di Udine, che ora si trova in fase offensiva. Beltrame si prende la tripla, c'è l'errore per lei, il rimbalzo favorisce Brioschi che può ripartire in transizione. Udine rientra bene in difesa, Quaroni però prova l'uno contro uno in solitaria. Per l'arbitro c'è il fallo di Beltrame e Quaroni quindi avrà l'opportunità di andare in lunetta con due tiri liberi. Per Beltrame il secondo fallo personale. I falli totali sono 2 per Milano e 3 per Udine. Intanto Quaroni ha sbagliato il primo dei due tiri liberi. A segno invece con il secondo. Anche Quaroni quindi si firma a referto. 40 a 51 più 11 per Udine che ora attacca con Rainis fino in fondo. Non c'è fallo, il rimbalzo di De Gianni, ma la palla le viene strappata di mano da Pozzo. Quaroni poi cerca di recuperare il possesso, ma sfortunatamente per lei pesta la linea laterale del campo. Udine quindi mantiene il possesso. 24 sono i secondi sul cronometro per l'azione. Quaino riceve, ha lo spazio per uno contro uno. Il passaggio sotto, schiacciato per il taglio di Da Pozzo. Da Pozzo viene anticipata da Brioschi, la palla esce fuori dal campo. Udine rimane in attacco.
questa volta sono 18 i secondi a sua disposizione. Vincenzotti, la tripla non va, ma il rimbalzo è di Da Pozzo, dimenticata completamente da Patrizia De Gianni. Da Pozzo è sfortunata perché la palla non ne vuole sapere di entrare. Dall'altra parte Vincenzotti stoppa il tentativo di giunzioni. Udine allora si può riportare in fase offensiva. Quaino ha lo spazio per giocarsela uno contro uno. Preferisce andare dal capitano, anche lei fino in fondo, pasticcia con la palla. Alla fine arriva il tiro di Rainis. Ci sono proteste per una presunta violazione di passi da parte di Vincenzotti. Il gioco però continua. De Gianni ci prova dai 6.75. A rimbalzo alla meglio Da Pozzo e Udine può ripartire. Ritmo nuovamente frenetico per questo finale di partita. Udine non si accorge del tempo che scorre e commette violazione di 8 secondi. C'è tanta confusione qui al Palazzetto dello Sport. Le ragazze fanno fatica a rendersi conto del cronometro di gara. La palla ora, dopo la violazione degli 8 secondi, ritornerà in favore di Milano. Intanto proprio la formazione di casa effettua un cambio. Esce Giunzioni, rientra con il numero 18 Montuori. Ora De Gianni contro Vincenzotti, che le lascia più di un metro di spazio. De Gianni preferisce andare da Brioschi ed è proprio Brioschi a prendersi l'arresto e tiro. Conclusione troppo lunga, solo secondo ferro, la palla rimbalza via e si deposita sulle mani della difesa. Udine prova a ripartire, Quaino cerca il passaggio lungo per Da Pozzo. La palla viene anticipata dalla difesa, ci sarà quindi la rimessa per la squadra friulana. Coach Mediot ora richiama Arianna Beltrame in campo con il numero 10, Elisa Mancabelli. Vincenzotti si prende il tiro da due punti e poi esulta per caricare tutta la squadra. Manca pochissimo alla fine dell'incontro, 3 minuti e mezzo scarsi, 40-53. Udine sul più 13, deve cercare di mantenere assolutamente il vantaggio per il finale di partita che si prospetta molto acceso. Ora la difesa aggressiva di Rainis che chiude la via all'avversaria. Montuori poi cerca di depositare il pallone da sotto canestro. Arriva il fallo della numero 4 Quaino. Ancora due tiri liberi, questa volta in lunetta con il numero 18 Caterina Montuori. Buono il primo. Sbaglia il secondo Montuori, si lotta a rimbalzo. Mancabelli ha la meglio e Udine è di nuovo in fase offensiva. Bisogna abbassare il ritmo. Rainis però preferisce andare. C'è il tiro dalla media, insaccato da Carlotta Rainis. Doppia cifra anche per la playmaker classe 97. Quota 55 per Udine che ora prova a volare. Altro pallone recuperato, c'è la transizione per Udine che si trova in fase offensiva con Da Pozzo sotto canestro. Da Pozzo sbaglia la sua conclusione, ma c'è il fallo della numero 18 Montuori. Due tiri liberi quindi per la lunga di Coach Mediot. Milano intanto fa rientrare in campo Giunzioni. 2 minuti e 36 sul cronometro, Eva Da Pozzo in lunetta per due tiri liberi. Sbaglia il primo Da Pozzo. Buono il secondo. Terzo punto per Eva Da Pozzo, 41-56. Ci stiamo avvicinando sempre di più al finale di partita. Brioschi a gestire il possesso. L'arresto e tiro della numero 13 in maglia bianca, la palla entra ed esce. Allora Rainis può correre 3 contro 2. Quaino tutta sola, deve solo appoggiare la palla al tabellone. Saretta Quaino firma il suo sesto punto. Udine arriva a quota 58.
Vengono sventolate le bandiere qui al Palazzetto dello Sport. Si innalzano i colori bianco e arancio a festeggiare la probabile vittoria della Libertas Basket School, che ora vola di nuovo con Saretta Quaino in contropiede da sola per un facile layup. 41-60, cominciano i festeggiamenti per la Delser Basket School. 1 minuto e 44 sul cronometro di gara. C'è il fallo di Rainis. In campo le giocatrici si rendono conto che è quasi finita. Il traguardo, la promozione in A2 è veramente dietro la porta. Manca 1 minuto e 39 alla fine della partita. Ci saranno i tiri liberi di Quaroni. Quaroni in lunetta. Sbaglia il primo. Al termine dell'incontro noi daremo subito la linea alla regia. E allora approfitto per ringraziare Udinese TV per l'opportunità della diretta di questa finalissima playoff. Ringrazio tutti gli spettatori che ci hanno seguito in diretta sul canale 110 del Digitale Terrestre e in diretta streaming sul sito www.udinese.it. E ringrazio anche tutti i tifosi che sono venuti qui al Palazzetto dello Sport di Pavia e a tutti coloro che invece sono rimasti a casa a seguirci in televisione. Si abbracciano le giocatrici, ora esce dal campo Saretta Quaino con l'ovazione di tutto il pubblico. Rientra con il numero 8 Arianna Cortolezzis, intanto in lunetta c'è Montuori che avrà a disposizione due tiri liberi. Dall'altra parte esce sotto gli applausi del pubblico anche il capitano Silvia Brioschi. Montuori intanto sbaglia il primo dei due tiri liberi. Errore anche nel secondo, Udine deve solo amministrare. 42-60, una partita dominata fin dal primo minuto, non ci sono stati errori. Milano non ha avuto la possibilità di giocarsela fino alla fine, perché Udine è venuta qui con la voglia e la grinta di portarsi a casa anche gara 2 dopo la vittoria di settimana scorsa al Pala Benedetti. 58 secondi, possono entrare in campo anche le piccole Elisa Pontoni e Matilda Ciotola. Lasciano il campo Elisa Mancabelli e Eva Da Pozzo. Siamo veramente arrivati agli sgoccioli. Milano ha in mano uno degli ultimi palloni dell'incontro. Montuori contro Elisa Pontoni. Palla fuori per Giunzioni che prova ad attaccare il canestro. Si chiude bene la difesa. Cova prova il tiro dalla media. Giunzioni lasciata da sola sotto canestro. Deve solo appoggiare la palla al tabellone. Altri due punti per lei. Intanto esce anche il capitano Deborah Vicenzotti. Esce anche Carlotta Rainis. Solo applausi per queste ragazze. Rientrano per gli ultimi secondi Beltrame e la giovane Sofia Candusso. 35 secondi al termine. Cortolezzi si prende l'arresto e tiro sbagliato. Pontoni prova a rimediare. Errore anche per la numero 15 in maglia arancione. Si lotta fino alla fine a rimbalzo. Si piange, ci sono gli abbracci, ormai la promozione è fatta. Le ragazze sanno di aver vinto. 44-60, ormai non c'è più tempo per recuperare. Milano con gli ultimi punti di Quaroni. Effettua un altro campo coach Vaccari. In panchina Giunzioni, rientra per gli ultimi secondi De Pascale. Ovazione anche per la giovane Giunzioni, ottima partita anche per lei. 10 secondi al termine. Non mi resta appunto che ringraziarvi e decretare che la vincitrice
della finalissima playoff del campionato di Serie B è la Delser Basket School Udine. Milano si arrende 60-46 e ora possono partire i festeggiamenti. La promozione in A2 è stata raggiunta. Grazie a tutti e ora linea alla regia.